Sul sito del Movimento Libertario c'è questo bell'articolo dal titolo Come morirà lo Stato di Jeffrey Tucker. Questo è l'articolo, prosegue qua, è abbastanza lungo. Ancora, se volete leggerlo per intero fate pausa, altrimenti ne propongo qui una sintesi, che ho intitolato Stato e mercato, la vicenda di Google YouTube. Leggiamo insieme. Nel 2006 Google acquistò YouTube e dovette rimuovere da YouTube una grande quantità di materiale coperto da copyright per rispettare le leggi vigenti. Ciò suscitò risentimenti negli utenti e anche presso gli artisti e i proprietari dei diritti d'autore, che perdevano visibilità mediatica e vedevano penalizzati i loro introiti. Nessuno trasse beneficio da quel sistema legale. Inoltre era impossibile controllare l'enorme mole di video che venivano caricati su YouTube in ogni momento. La legge sul copyright aveva creato una situazione costosa e insostenibile. Queste sono le conseguenze del sistema ottuso costruito dalla legge. A questo punto intervengono le forze creative dell'economia di mercato. Google ideò un nuovo sistema di sponsorizzazione nei video, che trasformò una violazione della legge in una forma di pacifica pubblicità che soddisfaceva tutti, cioè utenti, aziende e proprietari dei diritti di copyright. Oggi YouTube ospita una grande quantità di materiale che era considerato illegale e lo ha reso disponibile a centinaia di milioni di utenti che non pagano niente per accedervi, poiché l'accesso libero è finanziato dalla pubblicità. Morale della favola, il mercato è capace di ideare soluzioni creative, pacifiche ed efficaci a problemi che la regolamentazione burocratica affronterebbe in modo ottuso e con l'imposizione della legge. L'apparato regolatore dello Stato genera situazioni insostenibili e quando i costi economici e sociali dell'approccio coercitivo statale diventano eccessivi, il mercato trova un'altra via. Nel lungo periodo il mondo imprenditoriale saprà trovare efficaci sistemi di incentivi per abbandonare le regolamentazioni coercitive centralizzate. Il mercato avrà la meglio sulla costrizione statale, l'azione umana prevarrà sull'apparato coercitivo dello Stato rendendolo obsoleto e inutile. Nel settore del denaro le forze di mercato hanno già ideato le criptovalute, il rimedio al degrado della moneta fiat a corso legale causato dalla gestione bancaria monopolistica. Diceva Richard Buckminster Fuller, inventore, architetto, designer, filosofo, scrittore e conduttore televisivo statunitense: non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente. Per cambiare qualcosa costruisci un modello nuovo che renda obsoleto il modello esistente. E qua sotto è riportato il link all'articolo. Questo è Buckminster Fuller e questo è l'articolo sul Movimento Libertario che abbiamo appena letto in forma sintetica.